Adesso andiamo alle altre notizie. 790 infortuni denunciati nei primi mesi dell'anno fanno scendere CGIL e UIL giovedì in piazza per uno sciopero generale contro l'insicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo dati INAIL, per i primi mesi dell'anno in corso l'obiettivo zero morti sul lavoro sembra in Italia ancora lontano. In provincia di Mantova, tra gennaio e febbraio, sono stati denunciati 790 infortuni sul lavoro contro i 774 dei primi 2 mesi dell'anno precedente. E sempre rispetto al periodo gennaio-febbraio 2023, in quest'anno è già stato registrato un infortunio mortale. A livello regionale questo trend è ancora più evidente, con 18.000 infortuni sul lavoro denunciati nei primi 2 mesi del 2024, contro i 16.000 dello stesso periodo del 2023. Gli infortuni mortali sono già 27 in regione contro i 19 del 2023. In provincia di Mantova sono in aumento anche le malattie professionali. Lo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL l'11 aprile prevede l'astensione del lavoro di 4 ore in tutti i settori privati, nelle ultime 4 ore di ogni turno di lavoro e di 8 ore nel comparto edilizia, legno, laterizi, lapidei e cemento. A Mantova si terrà un presidio in piazzale Gramsci, piazzale che ospita il monumento ai caduti sul lavoro. Il numero degli infortuni sul lavoro a Mantova nei primi 2 mesi del 2024 è cresciuto rispetto al 2023, 790 infortuni. I dati del 2023 a livello nazionale ci parlano di più di 1.000 morti sul lavoro, quasi 600.000 infortuni. Il tema della sicurezza è ancora drammaticamente attuale ed è il tema principale per il quale sciopereremo giovedì 11 aprile. A Mantova manifesteremo in piazzale Gramsci, proprio davanti al monumento dei caduti sul lavoro.